Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi il nuovo video sui videogiochi, su quelli più interessanti, almeno secondo me, vi voglio presentare Panzer Corps 2, gioco della Slytherin, che io ringrazio di cuore per avermi offerto questa copia per la recensione, grazie a Paolo Paglianti, che è il PR italiano, è sempre gentilissimo e disponibile. Ogni volta che esce un gioco è sempre pronto a darmelo con tutti quanti i DLC, quindi lo ringrazio veramente di cuore. E tanto per cambiare, uno dei giochi che vi vado a presentare è ambientato in Seconda Guerra Mondiale, perché io sono fanatico, sono drogato di Seconda Guerra Mondiale, anche a livello di giochi di ruolo mi piace da morire sine requie, e vorrei che la Seconda Guerra Mondiale fosse stato un bellissimo film di Kubrick. Purtroppo è stata una battaglia schifosa come tutte le guerre della storia dell'uomo, però mi piace, è un contesto che mi affascina e li provo tutti i giochi che escono. Ora, questo Panzer Corps non è prettamente uno strategico quanto un tattico abbastanza veloce a turni e quindi è un pochino più nelle mie corde rispetto a un altro gioco tipo Hearts of Iron e titoli del genere un po' troppo complessi per me. Però comunque è un titolo veramente interessante e ve ne parlo a breve dopo la sigla. Panzer Corps 2 della Slytherin, successore spirituale ma anche l'ha migliorato enormemente del vecchio Panzer Corps, è un gioco dove saremo chiamati a vestire i panni delle forze dell'asse, o non l'avrebbero chiamato Panzer Corps, l'avrebbero chiamato in un'altra maniera, ed è un gioco molto interessante perché ci fa rivivere diversi panorami della guerra in diversi periodi storici. Vi ricordate l'Early War? Il mid, periodo mid della war, e il late war, quindi quello che va dal 39 più o meno al 45 a fine guerra. Ci fa rivivere diversi panorami ed è molto 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 interessante perché, almeno recensisco ovviamente giochi che sono nelle mie corde, che mi piacciono particolarmente, ha il classico sistema di giochi della Slytherin che bene o male come meccaniche si assomigliano un po' tutti. Facili da imparare ma difficili da padroneggiare, o meglio, sono semplicissimi come regole, veramente ti basta fare il tutorial e poi sicuramente qualcosa ti sfugge, infatti è per quello che vi ho dato l'opzione seguente, però diciamo che sulla breve distanza sono giochi da apprendere molto facili, capisci subito immediatamente quello che devi fare, non c'è da stare a impazzire, ci sono 5 concetti, però questi 5 concetti vanno messi in campo bene, quindi arrivare a padroneggiare un gioco del genere per vincere una battaglia enormemente e fare il massimo dei punti richiederà uno sforzo, veramente un impegno costante e comunque ben preciso, però il gioco fondamentalmente è facile, quindi non ha niente di strano, di particolare che vi farà impazzire. E già prevede le mod, come vedete qua giù, ha già la modalità multiplayer e andando a fare New Game, vi faccio vedere un po', c'è direttamente il tutorial, ci sono gli scenari, se volete farne uno in particolare, c'è un random scenario se volete fare qualcosa di casuale, oppure andando in campagna, facendo la modalità campagna, come vi dicevo, dall'early al, più che altro qui al mid, non tanto sul late, si va a Polonia, Operazione Barbarossa, invece qua giù, Nord Africa, che non vi dico la mia preferita di più, insieme al Giappone, Kursk, per andare direttamente dalla parte sovietica, e poi abbiamo anche lo sbarco in Italia, se non erro, non vorrei dire una cavolata, mi sembra che al comando delle forze statunitensi, delle forze alleate, ci fosse il generale Patton. Ed è molto interessante perché, ve l'ho detto, le meccaniche sono molto facili, come gioco è facile da apprendere, non è complicato, però ve l'ho detto, magari è quel classico gioco che c'è da metterci un po' d'attenzione e quindi un gioco perfetto, preciso per neofiti del genere tipo me, nabbi totali anzi, e anche per persone che invece cercano una sfida. Comunque scegliete la difficoltà qua giù, ve ne faccio vedere una, visto che si è nominato l'Africa, facciamo l'Africa e andiamo a fare play. All'inizio ci viene fatto scegliere un generale della nostra armata, che fondamentalmente sono soltanto avatar, qui da scegliere, quindi ne potete prendere uno rispetto a un altro, dargli un nome, che è bellino, mi sa anche un po' di GDR che ti ricrea il personaggio, io l'ho chiamato Otto von Sturm, così, boh, non lo so, ci sta il nome più scontato, un potevo trovare, e potete mettere pregi e difetti, quindi punti di forza e debolezze, o potete fare anche direttamente randomiche, no? Che è una cosa bellina, sembra veramente che ti vai a creare un personaggio, o perlomeno un generale personalizzato che te lo sei fatto da solo. Un te ne dà uno la storia, te lo fai te. Fate, accetta, ovviamente c'è il briefing iniziale che ci fa vedere un po' cosa dovremo fare. Al momento che è finito il briefing, in questa schermata iniziale ci dà la possibilità, con i soldi che sono qua giù in cima, che io ho 1300
Però vedete, le truppe sono 60 su 72 di slot, quindi quando arrivate a tetto non potete più comprare niente, ma come anche in Company of Heroes, cioè siete al tetto delle truppe, più di lì non potete andare, e potete spendere questi soldi che guadagnate facendo la battaglia per richiamare alleati e cose del genere. E qui siamo nella campagna d'Africa, ora lo chiudo la schermata, tanto non compro niente a livello di meccaniche, non serve che ve lo faccio vedere, e gli obiettivi sono quelli qui. Vedete, devo conquistare gli ex, quindi gli esagoni, quelli con il bordino verde. Devo conquistare Benghazi, poi devo prendere Mekili, o Mekili penso, e poi alla fine, vabbè, la classica battaglia famosissima di Tobruk, che c'è anche in Battlefield 5, se vi ricordate. Fate, una volta comprato tutto, fate, finisci, lo schieramento dice, ma hai ancora punti da spendere, ma perché non lo fai? Fallo, perché io sono masochista e voglio morire in battaglia, come è giusto che sia, perché guido l'asse. E la volpe del deserto, ora cosa ci dice di fare? Ci dice di spostare le truppe, e come lo vedete è il classico gioco, ragazzi. Vedete dove le potete spostare, tipo la fanteria, e dove c'è il simbolo di un camioncino vuol dire che le truppe andranno molto più lontano, ma non potranno attaccare in quel turno perché saranno trasportate. Poi abbiamo il range d'attacco, quindi di solito, poi dico una cavolata, non sono un generale di nessuna armata, però prima di attaccare una città con delle forze trincerate, la bombardi da distanza, anche perché se voi l'attaccate con una forza in corpo a corpo, attacchi e loro difendano. Fai danno e subisci danno. Se invece attacchi a distanza col mortaio, almeno che non abbiano un mortaio, anche loro non ti possono rispondere al fuoco. O si potrebbe fare un bombardamento con la Luftwaffe, quindi comunque è sempre qualcosa da fare anche per levare i flak, perché se ci vado contro con un carro armato me lo sfonda, come giusto che sia. E poi questo gioco abbellina una modalità che non so se vi posso far vedere ora, ma penso che col movimento non ci arrivo, una modalità di encircled. Quindi quando voi con le truppe riuscite a circondare un nemico, che ne so, questa la mando qui, questo lo mando dietro e questo lo mando sopra, che è circondato, avete un bonus. Poi tutti i tipi di terreno che andate a trovare, come in tutti i wargame di qualsiasi ambientazione, da Warhammer a Bolt Action, avete dei bonus. Se andate a combattere trincerate avete un bonus in difesa, se siete nell'high ground o dentro un bosco avete un bonus a difesa, magari un bonus in attacco. Questo gioco non fa differenza. Comunque le meccaniche sono semplici, clicchi fondamentalmente su qualcosa e se vedi un cerchietto rosso su nemici vuol dire che sei a tiro. Ad esempio, io tiro e vedete che gli ho levato 3 di difesa e 1 di vita, però di vita ancora 14. Hanno tanto le truppe di fanteria anche perché sono quelle, sono il cuore dell'esercito. Il cuore dell'esercito non sono i carri armati, sono la fanteria. Poi vedete, cliccando su qualcosa, questo può tirare a distanza 1, questo può tirare addirittura a distanza 2. Però non basta, perché comunque lo dovrei avvicinare un po'. Allora, quello che possiamo fare per cercare di levare flak, che se no ci fanno piazza pulita dei carri, potrei provare a tirarci. E questo non ha risposto al fuoco. Potrei provare a farci un bombardamento aereo, quindi lo mando qua giù. Si fa contraeree, non ne vedo. E gli ho levato 6. Tanta roba 6, cioè gliel'ho quasi distrutto. Non essendoci contraeree, perché i flak non ti possono tirare. Gli 88 comunque non ti possono tirare sugli aeroplani. Vado per ora abbastanza tranquillo. Bombardo un po' la città con l'aeroplano. Che non me la bombarda? Ho sbagliato qualcosa di sicuro. Sì. E di solito le bombarda. Ok, niente bombardamento. Poi, ora che questo lo abbiamo lasciato a 3, potrei anche usare di avvicinarci qualcosa. Proviamo a avvicinarci qualcosa per se glielo butto giù. Però vedete, mi spara. No, no, buono. È andato bene. Pensavo molto peggio, e quindi si fa già il primo avvicinamento. Non voglio andare, a parte questo ce la fa a spararmi, però voglio vedere se facendo così lo dà all'encircled. Vediamo un po'. Sì, vedete, encircled, quindi vuol dire che ora questa città è completamente circondata. Io ci muovo un carro armato qui, perché poi si danno bonus tutti quanti addosso. E ora che l'ho mosso e attacco, non vi preoccupate, potete muovere prima tutte le truppe e poi fare l'attacco. Non è che dovete muoverne una alla volta, sennò il gioco sarebbe un po' troppo complicato, soprattutto per gli aggiramenti e cose del genere. Vedete che se attacco, queste mi danno dei bonus. Mass attack, come vedete, giustamente perché è il bonus dell'accerchiamento. Quindi attacco con la fanteria. E già, già li ho buttati. Oh, strano, ora che registro mi va bene la partita. Quando gioco solo ne vinco una. Li ho già buttati fuori dalla città. Quindi col carro avanzo e conquisto il primo punto. E quindi già uno si è preso. Strano, eh? Strano. In più attacco loro. Forti. Ok, ecco, ho messo la difficoltà un po' bassa. Ora mi viene a venire il dubbio. Poi con l'aeroplanino
Vado qua giù, faccio un bombardamento anche qui. Bombardamento più che altro, attacco rasoterra. E questo dovrebbe essere un bombardiere che quasi quasi li vada a bombardare. Ok, ho fatto un bel danno anche con questo. E con quest'altro andiamo ad attaccare questo qua giù. Vita no, però comunque gli ho fatto del danno. Ora, con questo si prova ad andare qui. E poi qui. E con questo provo ad andare qui. Mi dovrebbe dare l'encircled. Ok, perfetto. Però non c'è qualcosa forse che gli dia manforte nell'attacco. Vediamo se con questo riesco a fare qualcosa. Sommossi. Sì, massa attack, perfetto. Attacco. Anche questo scappa. E questo lo mando un po' avanti e gli do il colpo di grazia. Ok. Le meccaniche del gioco, ragazzi, senza farvi un video troppo lungo, comunque sono queste qua. Cioè, da avanzare, da prendere punti, e mano a mano che fate kill e cose del genere e guadagnate punti, andate direttamente nel negozio, e andando nel negozio potete spendere per acquistare nuove cose direttamente su qui. Purchase units, abbiamo unità a cavallo, addirittura abbiamo anche, ovviamente, cioè la Wehrmacht, ci sono le truppe speciali, i granatieri, ci sono anche, quando fate la campagna d'Africa, ci sono gli italiani, per non dire un'altra parola, e poi ci sono tutte quante le truppe che vedete qua giù, anche io ad esempio potrei schierare una contraerea, potrei prendere una contraerea, perché mi potrebbe servire per difendermi dagli aeroplani nemici, oppure potrei prendere nuovi aeroplani, nuovi bombardieri. Comunque la meccanica è semplice, io scelgo un carro armato che mi costa tipo 2,20, un Panzer, così faccio purchase, e quando poi lo dovrò andare a schierare lo schiero. Scusate, ci clicco e lo schiero. Quindi semplicemente con le truppe che avete, con i soldi che avete, comprate nuove truppe. Ragazzi, bene o male il funzionamento è qui, è inutile farvi un video lunghissimo. In definitiva e in conclusione, se vi piacciono giochi strategici però veloci, vi piacerebbe un gioco, anch'io l'ho cercato tanto, però alla fin fine c'era Earth of Iron ed altri titoli, però per me sono un po' troppo pesanti, sono più da Battle Academy, per farvi capire, sempre della Slytherin. Questo, ragazzi, è perfetto, perfetto, le mappe sono veloci, le regole sono immediate, ma la tattica è profonda, cioè... Uno dice, ma una cavolata sto gioco, non serve manco il tutorial. Sì, le nozioni di base lo sono, però poi dopo padroneggiarlo è veramente un casino ed è bello il senso della sfida che ti dà. E c'è già l'online, c'è già il multiplayer, quindi lo potete giocare magari facendo battaglie storiche con gli amici. Ragazzi, bellissimo, non a caso valutazione molto positiva su Steam. Vi lascio il link per acquistarlo, sempre direttamente da Steam. E ringrazio ancora una volta la Slytherin e Paolo Paglianti, grazie di cuore, per avermi offerto questa copia per la recensione. E ragazzi, una figata assurda. Se cercate un gioco di guerra in ambientazione Seconda Guerra Mondiale, strategico ma veloce al punto giusto, secondo me è il meglio che potete acquistare ora come ora. Ciao ragazzi, alla prossima.